vorrei parlare delle linee d'azione che sono molto utili per disegnare i corpi in movimento, in quanto rappresentano la spinta del corpo durante l'azione. Sono anche molto semplici da rappresentare, perché appunto sono proprio delle linee vere e proprie, delle forze che danno l'idea appunto della spinta principale del corpo. Possono essercene diverse ovviamente durante un'azione, però diciamo che una è sufficiente per rappresentare la spinta principale e le altre sono diciamo collaterali rispetto alla linea principale. Io procedo appunto partendo da una freccia, da una linea, a disegnare qualcosa che non è già un disegno completo, ma un ingombro poco dettagliato per arrivare poi mano a mano a un disegno definitivo. Come si può vedere, questa prima fase di lavorazione è fondamentale perché qui si capisce non soltanto appunto qual è l'ingombro del corpo, ma come il peso cade a terra e quindi si riesce a rappresentare tutto il corpo all'insieme nel modo più naturale possibile, avendolo chiaramente tutto sotto controllo. Ovviamente questa linea, vedete che non appartiene al corpo, non è una linea che mi definisce il volume del corpo, ma è una linea che appunto mi riassume in qualche modo la spinta. Infatti non combacia in questo caso particolare con l'arto, come se fosse appunto una linea di costruzione, ma è una linea che comunque mi dà l'idea, la sensazione della spinta della ballerina verso l'alto e infatti diciamo che il coronamento della spinta è dato proprio dalla posizione della testa, che deve essere sempre presa in considerazione nel movimento, in quanto anche parte molto pesante del corpo. Ok, in questa fase non mi preoccupo del fatto che il mio disegno possa essere bello o meno, ovviamente non lo è soltanto un bozzetto molto veloce, da cui poi, come se fossi un po' una scultrice che lavora con la creta, vado a tirare fuori un disegno più dettagliato. Grazie alla mia amica Gomma Pane. La Gomma Pane nel mio modus operandi è fondamentale perché appunto per il discorso che ho fatto prima è una gomma che diciamo cancella male e è proprio questa la sua forza perché mi permette di elaborare il disegno senza partire da un foglio appunto bianco e quindi vedendo sotto la costruzione di quello che ho già buttato giù, già disegnato. Ok, diciamo che più o meno possiamo procedere. Nella fase del definitivo vorrei utilizzare questa mina un po' particolare che si chiama Pierre Noir, con cui mi trovo abbastanza bene perché non è né un carboncino né una matita, quindi ha un nero molto intenso, quindi raggiunge dei toni abbastanza intensi, ed è morbida, è plastica, un po' come se fosse, non so, mi viene in mente, per fare una similitudine, un po' la matita che usano le donne, no, per truccarsi. Il casale, ecco.
L'espressione del volto in questo caso è importantissima, nel senso che chiaramente io lavoro molto soprattutto nell'ambito del disegno umoristico e chiaramente e molto anche nel character design, quindi è fondamentale che un personaggio nella sua posa riesca, appunto anche e soprattutto attraverso l'espressione del volto, a comunicare quello che è dal punto di vista, cioè che interiormente è. Quindi se il personaggio è, non so, un pochino superbo, un pochino, ecco, è importantissimo rappresentarlo subito, che sia immediatamente riconoscibile. Infatti i personaggi hanno, quando si fa il character design, vediamo che i personaggi hanno un loro range di espressioni che li rappresenta, li identifica immediatamente, nel senso che non tutti i personaggi ridono allo stesso modo o s'arrabbiano allo stesso modo, quindi ciascuno ha il proprio modo di vivere le emozioni e quindi ha le proprie espressioni. Io amo particolarmente disegnare donne piuttosto in carne, è una cosa che mi rilassa e mi viene abbastanza spontaneo fare, non so per quale ragione, però è molto molto divertente. Proprio il discorso delle pieghe, dei volumi mi interessa. Per quanto riguarda invece il discorso di cercare di rappresentare al meglio la ciccia, è importante avere idea di come cade, come se fosse un panneggio in qualche modo. Chiaramente è anche un po' inventato, perché non avendo un modello, però più o meno, diciamo, la sensazione della ciccia che cade e come cade, magari un po' a memoria, un po', no? Chiaro, questo è un disegno a memoria che non ha avuto, appunto, non ho usato reference per questo, ovviamente, però la linea di azione mi aiuta moltissimo a dare un'idea di naturalezza, quindi bene o male, avendo più o meno presente come possa essere un arabesque, in questo caso, il risultato può essere più o meno credibile, diciamo.
mi diverte molto disegnare personaggi femminili per lo più e quindi disegnare in realtà un'anatomia che mi è molto familiare e in realtà delle pose che posso sentire mie. Questo è il motivo per cui amo particolarmente disegnare personaggi femminili e perché chiaramente provo dell'empatia nei loro confronti. Diciamo che quello che amo fare in quanto disegnatrice di disegno umoristico è distorcere molto l'anatomia in base a chi ho davanti. Nel disegno umoristico, in questo caso, sto facendo qualcosa di abbastanza grottesco, quindi abbastanza tridimensionale, poco sintetico. Però, in generale, nel mio settore l'anatomia deve essere distorta. Devono esserci delle distorsioni anatomiche che però risultino sempre molto armoniche. Perché diciamo che l'armonia è la base del risultato estetico finale e della riuscita di un personaggio. Ma della riuscita nel senso che effettivamente il personaggio deve essere credibile. Se la distorsione anatomica viene effettuata in modalità non corrette, quindi, non so, braccia molto lunghe e gambe troppo corte, quasi da risultare parti di corpi diversi, allora anche la credibilità del personaggio ne risente. Mi piace molto anche tratteggiare, usare appunto anche in fase di bozzetto il tratteggio, perché appunto essendo questo un disegno abbastanza grottesco, mi piace l'idea di dare una tridimensionalità, cioè di far capire come gira. Poi qui insomma di materiale da girare ce n'è tanto, per cui è importante e divertente tratteggiare. Per quanto riguarda il tratteggio non è mai stato molto accademico, nel senso che ho sempre seguito un tratteggio che potesse essere carino, non eccessivo, ma neanche troppo preciso. È importante dare credibilità al personaggio anche attraverso i dettagli. La ballerina in questione è più credibile se effettivamente risulta essere più verosimile, cioè più veritiera, nel senso dal punto di vista proprio dell'abbigliamento, del costume. Il costume nel character design è fondamentale. In questo caso, per esempio, disegnare, ecco, andiamo a fare una gonnellina che sta bene. In questo senso, per esempio, la gonnellina qui può migliorare la resa del movimento perché chiaramente con i lembi segue un po' la direzione dello slancio del corpo. E oltre ad essere simpatico l'effetto un po' frufru del tulle su questo corpo, mi aiuta anche a renderlo più divertente. Usiamo la fusaggine compressa per dare questo effetto di velature del gonnellino che crea questo effetto vedo non vedo. La fusaggine ha questa caratteristica di essere molto polverosa, diciamo, e dare questa grana, questo segno sgranato che aiuta quindi a creare delle trasparenze.
sfumo un po' con il dito in questo caso, senza usare altri strumenti, per dare questo grigio, o meglio, di nero molto molto leggero del gonnellino, simulando quindi la trasparenza. Possiamo utilizzarlo anche sui capelli per dare l'idea della luce, il riflesso della luce sul nero della chioma. Provo ad aggiungere qualche effetto di incarnato con un pastello colorato. E uno sfumino che sfuma in modo molto morbido. Lo sfumino serve proprio a questo, a creare un effetto delicato di passaggio da un colore all'altro, o in questo caso dal colore al bianco del foglio. L'effetto va bene, quindi proviamo a metterle un po' di gote rosa. Prima passo il pastello e poi vado con lo sfumino a rendere il passaggio più sfumato e più delicato, in modo che non risulti uno stacco eccessivo. Chiaramente lavoriamo sul bianco, non ho colorato l'incarnato, quindi lo stacco un po' ci sarà, ovviamente, però lo trovo piacevole. Aggiungerei un po' di rosso sulle labbra. E se vogliamo anche un po' sulle scarpe, le scarpette rosse. Cercando di simulare un po' l'effetto del raso delle scarpette, quindi mantenendo dei punti di luce evidenti.
Finiamo con un'ombra. Usiamo di nuovo il pierre noir per darci l'idea dell'ingombro dell'ombra e poi magari andiamo a rafforzarla un po' con la fusaggine. La fusaggine con questa punta più larga, con questa grana più spessa, risulta più comoda per questo tipo di lavoro. Ecco come con pochissimo tempo si riesce a disegnare un corpo in movimento credibile partendo da una linea, semplicemente una linea, per poi procedere quindi con un ingombro molto vago del corpo e poi andare mano a mano a dettagliare. Tutto questo grazie appunto a una linea d'azione, quindi alla comprensione concettuale di quello che è il movimento e la spinta del corpo.